Credo che se noi vogliamo comprendere l'odierna deriva in cui si trova l'Occidente, possiamo trovarne una raffigurazione plastica in un'opera di Bruegel il Vecchio che si intitola La parabola dei ciechi e che è risalente al 1568. L'opera, un capolavoro dell'arte pittorica europea, mostra una colonna di ciechi che inseguendo un altro cieco precipita nell'abisso. Ora credo che difficilmente si possa rinvenire un'opera che in maniera più plastica e potente descriva quello che è divenuto poi anche un topos della filosofia del Novecento, il tramonto dell'Occidente, è stato definito da Oswald Spengler, che per primo ha lanciato il leitmotiv nel suo importante, ponderoso e spesso anche criticato studio, il tramonto dell'Occidente, fino alla filosofia di Martin Heidegger, che pure ha svolto diverse considerazioni su questo tema. Il tramonto dell'Occidente indica, una parabola, indica una traiettoria, un percorso di cui in un modo o nell'altro noi ci troveremmo a vivere il momento terminale, quello del tramonto. La lingua tedesca chiama Occidente, la terra della sera, Abendland. In italiano, risuona in qualche modo una radice analoga, l'Occidente come terra dell'occaso, la terra della sera, la terra del tramonto, appunto. E quindi il termine Occidente è stato letto e interpretato da una buona parte della filosofia del Novecento secondo questa accezione. Io credo che oggi non serva, non basti neanche più parlare di tramonto dell'Occidente, credo che si debba ancor più propriamente, per le ragioni che proverò celermente a chiarire e alle quali proverò a offrire anche uno spunto per una possibile via di fuga, si debba utilizzare direttamente la categoria di Occidente. Quindi non più Occidente che tramonta, ma direttamente Uccidente. E badate bene, non è solo un divertissement linguistico o un gioco di parole o una semplice, come dire, riflessione sulla lingua fine a se stessa. Martin Heidegger, prima evocato, ci ha insegnato, tra le altre cose, l'importanza della lingua e delle possibilità che essa racchiude. Uccidente è una formula che ci permette di comprendere, credo, la parabola declinante del nostro mondo storico e ci permette di cogliere anche l'essenza profonda di ciò che oggi caratterizza la nostra stanca civiltà declinante. Uccidente dice esattamente un rapporto mortifero che emerge in ogni ambito. In Occidente oggi si respira irresistibilmente, direi, un'aria di morte diffusa a ogni latitudine, nel rapporto con l'altro, nel rapporto verso se stesso intrattenuto dall'Occidente, nel rapporto con la vita stessa intesa nella sua accezione più generale. E dunque, l'Occidente dovrebbe essere inteso più propriamente come Occidente ragionando esattamente sull'essenza di cosa sia divenuto l'Occidente. Occidente è stato per lungo tempo un concetto puramente spaziale e geografico, l'Occidente contrapposto all'Oriente, come se appunto si desse in forza di questa differenza geografica una differenza di civiltà, di visione del mondo, di rapporto. È un topos antico almeno quanto i persiani di Eschilo, contrapporre l'Occidente all'Oriente, la Grecia ai persiani. E peraltro questa tipizzazione arcaica attraversa diagonalmente tutta la storia della nostra civiltà, ancora fino al Principe di Machiavelli, ancora fino a Montesquieu, lo spirito delle leggi, siamo nel Settecento, ancora fino a Herder e poi a Hegel. E in questa divisione tra Oriente e Occidente risuona una contrapposizione essenziale, dicevo. L'Occidente è la terra
della libertà, secondo l'immagine che da sempre veicola di sé l'Occidente, contrapposta a quell'Oriente in cui uno solo è libero, il despota, il signore, no? In Machiavelli ancora ritorna questo tema, quando Machiavelli discetta nel Principe sulla difficoltà di prendere un principato, di avere uno Stato, ragiona proprio sul fatto che mentre in Oriente è difficilissimo prendere uno Stato, no? Perché c'è il despota e quindi è tutto in maniera, come dire, strutturata e amministrata, organizzato, ritorna esattamente questo topos. Uno solo in Oriente è libero, anche in Hegel, no? Uno solo è libero il despota e quindi nemmeno quell'uno è libero, poiché la libertà presuppone, spiega Hegel, un rapporto tra soggetti ugualmente liberi. Bene, io credo che accanto a questa concezione puramente topografica, occorra indagare l'essenza dell'Occidente in relazione al nostro presente. Perché l'abbiamo definito Occidente? Dicevo, non per una variatio linguistica, ma perché credo che oggi il nichilismo che ha accompagnato una parte importante dell'avventura occidentale, a giudizio di Heidegger, addirittura già nello sguardo di Platone compare la figura inquietante del nichilismo, ossia dimenticare l'essere e rapportarsi all'ente nell'oblio della differenza ontologica tra l'essere e l'ente, fino ad arrivare alla civiltà della tecnica contemporanea. La civiltà della tecnica è il compimento dell'oblio dell'essere. L'oblio dell'essere presuppone il fatto che dell'essere non ne sia più nulla e che l'ente nella sua interezza sia disponibile. Heidegger scrive Bestand, cioè fondo disponibile per la produzione di valore, per la crescita illimitata. E dunque in questa concezione della metafisica occidentale che si compie nella tecnica planetaria, abbiamo effettivamente l'Occidente come uccidente, uccidere l'ente, una concezione per cui l'ente in quanto tale viene provocato, misurato, calcolato, amministrato e infine devastato. Nell'introduzione alla metafisica del 1935, Heidegger, evocando i tratti della civiltà della tecnica, parla di devastazione della terra, di fuga degli dèi e di prevalere della mediocrità, oltretutto, che è un altro tratto non trascurabile dell'odierno Occidente. La concezione oggi imperante nella civiltà tecnomorfa e pantoclasta è quella per cui l'essente nella sua interezza è amministrabile, manipolabile e annientabile e puntualmente viene annientato. Dal punto di vista della civiltà tecnocapitalistica non esiste un limite. La tecnica notoriamente non ha limiti morali, etici, politici, religiosi. Il solo limite che conosca la civiltà della tecnica è il limite di ordine fattuale, ciò che ancora non si è stati in grado di fare. Per definizione viene sempre superato dall'avanzata della tecnica che anzi come unico obiettivo nichilisticamente coerente con l'impianto della tecnica, quello di superare i limiti che ancora sussistono e che non rendono fattibile ciò che la tecnica vuole fare. Emanuele Severino diceva che la tecnica è la creazione infinita di fini e quindi il superamento costante di tutti i limiti, la mobilitazione totale dell'ente in vista della sua crescita. E a ben vedere tutti i problemi di cui in maniera spesso confusa, superficiale, abborracciata parla l'odierno logo dominante, la distruzione dell'ambiente, la distruzione della vita animale e così via, mettono capo a questo problema metafisico fondamentale, l'uccisione dell'ente, l'uccidente come l'abbiamo definito, la considerazione secondo cui tutto l'ente senza limitazioni è disponibile. Dicevo, la fuga degli dèi, la civiltà dell'Occidente è anche la civiltà che produce la dissacrazione del sacro o l'evaporazione del trascendente, la sdivinizzazione del mondo, scriveva Martin Heidegger. La civiltà dell'Occidente è quella
che genera la fuga degli dèi, lo spopolamento del cielo. Tutto deve essere puramente utilizzabile e dunque nulla deve essere sacro e indisponibile. La definizione, a mio giudizio, più semplice, ma anche credo più pregnante del sacro, è quella che lo intende come l'indisponibile. Che cos'è sacro? È l'indisponibile, è ciò che esula dall'ambito profano dell'utilizzabilità degli enti. Il sacro presuppone un rapporto in cui noi veneriamo ciò che è sacro, lo riconosciamo nella sua alterità. Nella civiltà tecnomorfa nulla deve essere sacro perché tutto deve essere in vendita, nulla deve essere sacro perché tutto deve essere disponibile per il fare della tecnica. E così si spiega l'essenza stessa della dissacrazione. Ora, due autori che molto spesso, anche un po' superficialmente, si sono presentati come contrapposti fra loro, Marx e Nietzsche, credo che se posti in dialogo ci aiutino a comprendere molto del percorso dell'odierno Occidente. Potremmo dire, parafrasando e intrecciando fra loro le grammatiche di Marx e di Nietzsche, che Dio muore al mercato, o più precisamente Dio muore in un mondo in cui tutto diventa merce, in cui tutto diventa volontà di potenza tecnocapitalistica. Pochi interpreti, invero, hanno notato che nell'aforisma 125 della Gaia Scienza, allorché Nietzsche evoca il tod Gottes, la morte di Dio, per bocca del folle uomo, ebbene la morte di Dio avvenga al mercato. Non in un luogo neutro, nel mercato il folle uomo annuncia la morte di Dio. In uno dei passaggi più noti della filosofia moderna, il folle uomo scende al mercato con la lanterna in mano e annuncia, scosso, sbigottito e con voce squillante, agli uomini del mercato che Dio è morto. Ed essi non lo stanno neanche a sentire. Sono incuranti di questa notizia, se così vogliamo definirla, poiché sono presi dal turbinio delle vicende della società dei mercanti. Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso, dice il folle uomo, senza essere accolto, o meglio, a un certo punto viene osservato da persone che lo guardano sbigottiti, ma non sbigottiti per il fatto della morte di Dio, ma per il fatto che un folle giri per il mercato dicendo che Dio è morto. Ecco, e potremmo, appunto, parafrasando Nietzsche, tra l'altro il folle uomo, insoddisfatto per il mancato ascolto che gli è stato dato al mercato, si reca nelle chiese, dice Nietzsche, si reca nelle chiese, entra e poi viene cacciato anche da lì perché il suo messaggio non può essere accolto quando dice: queste ormai che voi chiamate chiese sono i sepolcri di Dio, sono i luoghi in cui Dio è sepolto ormai. Ecco, quel passaggio della Gaia Scienza, che descrive perfettamente l'essenza del nichilismo come svalorizzazione di tutti i valori, ed è per questo che Nietzsche non ha detto, come avrebbe potuto dire un qualsiasi illuminista dei tempi di Voltaire, Dio non esiste, Dio è morto. Dio è morto significa alludere a un processo di svalorizzazione dei valori in forza del quale crolla il firmamento. Dio, che aveva costituito il fondamento dei fondamenti, la verità delle verità, perde di significato. Non è più il centro in grado di irraggiare un senso attorno al quale si organizza la vita degli uomini, che precipitano nel nulla. E Nietzsche, nei frammenti postumi, che a suo tempo furono anche variamente composti dalla sorella nel volume La volontà di potenza, esplicitamente spiega che il nichilismo è il futuro. Ciò di cui vi parlo sono i prossimi 2 secoli. L'ospite più inquietante, il nichilismo, è appena giunto fra noi in senso pieno. Va sottolineato un duplice aspetto molto rapidamente. Il primo è che il nichilismo, come
lo spiega e lo pensa Nietzsche è altra cosa rispetto a come lo spiega e lo pensa Heidegger. Per semplificare, il nichilismo, come lo pensa Nietzsche, è un nichilismo valoriale, è l'evaporazione, la svalorizzazione, Entwertung, dice il tedesco di Nietzsche, Entwertung aller Werte, la svalorizzazione di tutti i valori. Il nichilismo, come lo pensa Heidegger, non è valoriale ma ontologico, e così anche in Severino, è il processo in forza del quale dell'essere non è più nulla, resta solo l'ente in quanto disponibile. La seconda notazione, perché Marx e Nietzsche? Perché appunto la società della morte di Dio è quella del dominio incondizionato della volontà di potenza tecnocapitalistica. La forma merce, nel suo dilagare, reale, simbolico, materiale e immateriale, non ha bisogno di fondamenti o di verità, ha bisogno solo di circolazione illimitata e di autovalorizzazione nichilistica senza limiti. E dunque Dio muore, al cospetto del trionfo incondizionato della forma merce. Questo mi permette anche di dire, a proposito di Occidente contemporaneo, che uno dei tratti del nostro presente su cui bisognerà pur richiamare criticamente l'attenzione è il fatto che rispetto ai processi del tecnocapitalismo la scienza non è qualcosa di neutro. Oggi stiamo vivendo in un'epoca di scientismo fideistico. La scienza è in qualche modo, come una lucida parte della filosofia novecentesca ha notato da Heidegger ad Adorno, per citare autori diversi e anzi, come noto, non in accordo neppure tra loro. Adorno ha scritto pagine velenose contro Martin Heidegger, però di fatto molta parte della filosofia novecentesca, anche fino a Severino, ha condiviso questa visione critica rispetto a una scienza che non è neutra rispetto all'impianto tecnocapitalistico. Questo è l'aspetto interessante su cui richiamare l'attenzione. E allora, tornando alle basi della nostra modernità, si potrebbe dire che già nella concezione di Galileo, che Husserl nella crisi delle scienze europee diceva essere il genio che insieme scopre e occulta, abbiamo una concezione per cui l'essente tutto viene ridotto a quantità. E quindi Galileo scopre il metodo scientifico moderno, ma occulta il mondo della vita, occulta tutto ciò che non ricade sotto la misurabilità e la calcolabilità. Se vogliamo spostarci sempre in quella temperie culturale su Cartesio, scopriamo in Cartesio una concezione per cui la scienza diventa una scienza che aspira ad amministrare in maniera totale l'ente, la certezza, il tema fondamentale della filosofia di Cartesio, la certitudo, accertarsi in maniera indubitabile, l'indubitabile è il grande tema della filosofia di Cartesio, dell'ente, in vista del suo controllo e del suo dominio. C'è un passaggio del discorso sul metodo 1637 in cui Cartesio, che in buona compagnia con molti autori di quel momento storico mette a morte la vecchia filosofia aristotelica e scolastica, e la modernità nasce proprio con questa messa al bando di Aristotele che trovate in Giordano Bruno, in Cartesio, in Hobbes, in una nutritissima serie di autori capitali per la filosofia moderna. Cartesio dice: di contro a quella filosofia scolastica, aristotelica che si insegna nelle scuole, che è inutile fondamentalmente, non produce utilità pratica, non produce avanzamento, e progresso del sapere, vi è bisogno di una nuova scienza che ci porti ad avere dei risultati pratici, di utilità e che ci induca alla fine a essere, signori e padroni della natura. Usa questa espressione. E qui si può ben notare che prende già forma lo sguardo di dominio tecnocapitalistico sull'essente, fino ad arrivare all'odierna scienza che diventa tecnoscienza a tutti gli effetti. Nulla di più fuorviante che pensare che lo sguardo della scienza sia neutro.
sguardo della scienza è intriso di una sua visione specifica, quella per cui l'ente è calcolabile, misurabile e non è altro, la riduzione stessa cartesiana del mondo a res extensa, despiritualizzata, materiale, calcolabile, utilizzabile, o come diceva Husserl, le mere scienze di fatto producono meri uomini di fatto, che calcolano senza pensare. Oggi viviamo nell'epoca in cui tutti calcolano e pochissimi pensano. È l'epoca della tecnoscienza, dove appunto si tratta di accertare e di accettare il mondo. La tecnoscienza non mette mai in discussione i cristalli del potere, i rapporti di forza. Si limita ad accertarli e quindi anche ad accettarli. E peraltro il paradosso più lampante è che la scienza oggi tenda a delegittimare ogni altra figura del sapere che non sia quello della scienza. La filosofia, l'arte, la religione sono liquidati sostanzialmente come chiacchiera metafisica non sorvegliata, che in quanto tale deve essere ricacciata nelle fasi di una lunga premodernità in cui, per dirla con Auguste Comte, ancora non eravamo divenuti adulti, eravamo ancora bambini che facevano teologia o giovincelli che si occupavano di metafisica, non eravamo ancora divenuti alla postura adulta di chi si occupa della scienza. E in questo modo l'umanità occidentale o occidentale, come ormai dovremmo definirla, si priva del rapporto con la verità, perché la scienza non ha per oggetto la verità, la scienza ha per oggetto la certezza. La verità riguarda un rapporto con la totalità, della totalità si occupa l'arte, nella forma del sensibile rappresentato, della totalità si occupa la religione, nella forma della rappresentazione, della totalità si occupa la filosofia, nella forma del concetto, non certo la scienza. Il fatto che oggi noi assistiamo a questa visione ingenua di uno scientismo ridotto a fede, prêt-à-porter, credere nella scienza, si dice molto disinvoltamente, distanzia sideralmente dal problema stesso della verità. La scienza cosa potrà mai dirci di fronte al problema di Dio? O di fronte a un'opera di Bruegel il Vecchio o di Caravaggio? Ci potrà dire quanto pesa, ci potrà dire quanto è estesa, o di fronte al problema metafisico della totalità, cosa dirà mai la scienza? Niente esattamente, perché non è il suo campo operativo quello, però la scienza indubbiamente calcola e in questo calcolare è coerente con l'impianto tecnocapitalistico come l'abbiamo definito. Ora, l'Occidente si lascia misurare da molti altri ambiti, ne citerò en passant alcuni per poi prospettare anche la necessaria e doverosa via di fuga che dobbiamo pensare insieme rispetto a questo tramonto evidente. L'Occidente si manifesta perfettamente nella perdita del senso della storicità. Oggi viviamo in un'epoca di perdita della consapevolezza storica. Il tecnocapitalismo come volontà di potenza, diceva già Martin Heidegger interpretando Nietzsche nel suo ponderoso studio su Nietzsche, ecco, i due cuori metafisici della filosofia di Nietzsche sono la volontà di potenza e l'eterno ritorno, ovvero una volontà di potenza che pretende di appropriarsi anche del passato. E noi potremmo dire, parafrasando Heidegger, che la volontà di potenza tecnocapitalistica non si vuole appropriare solo del passato, ma anche del futuro, e quindi della eternità stessa. Oggi, soprattutto dopo l'annus horribilis del 1989, il trionfo del tecnocapitalismo ormai incontrollato, scatenato, non più limitato e non più contrastato, è il tempo della fine della storia, scriveva Fukuyama nel 92, ossia della aspirazione del tecnocapitalismo a porsi come eterno.
non più storicamente limitato. Tecnocapitalismo che si appropria del futuro, il futuro non sarà altro se non l'eterna continuazione di ciò che c'è già, ma si appropria anche del passato, di fatto cancellandolo. Cancel culture è il nome della neolingua tecnocapitalistica con cui si pretende di cancellare, con la famosa spugna di cui dice anche Nietzsche. Abbiamo cancellato l'orizzonte con un colpo di spugna. Ecco, allo stesso modo, con un colpo di spugna cancelliamo il passato e pretendiamo di riscriverlo, rileggerlo, occupandolo o colonizzandolo con il presente stesso. La cancel culture, che è una variante del nichilismo e per la cui traduzione propongo non tanto la pur in voga espressione cultura della cancellazione, propongo invece più direttamente cancellazione della cultura. Questo dice la cancel culture, l'idea che in qualche modo il passato, in quanto non coerente con il presente saturato dal tecnocapitalismo, non sia omogeneo, non sia accettabile, possa anzi far balenare magari un confronto critico tra le due realtà. Il nostro presente diventa il tempo dell'eterno presente del tecnocapitalismo. Essere senza tempo, l'ho chiamato nei miei studi, nella duplice accezione dell'accelerazione sempre crescente dovuta all'impianto tecnocapitalistico, alla valorizzazione illimitata sempre più rapida, alla volontà di potenza che deve potenziarsi sempre più rapidamente, e poi l'annientamento, ecco la seconda accezione per cui siamo senza tempo, che è l'annientamento del passato e del futuro come articolazioni dello scorrere del tempo, e quindi effettivamente il nostro è il tempo dell'eterno presente, o se preferite del presente che divora anche il passato e l'avvenire. La cancel culture ne è un'espressione naturalmente, ma se ne possono menzionare molte altre. Anche il problema dell'ambiente, che viene talvolta evocato, è un buon banco di prova per sondare l'incapacità dell'Occidente, anzi dell'Occidente, di fare fronte ai disastri che esso stesso cagiona. È chiaro come il sole, o chiaro come il sole dovrebbe essere, che il problema dell'ambiente è il problema del tecnocapitalismo che, devastando, uccidendo ogni ente, distrugge anche l'ambiente stesso, come già era noto Heidegger peraltro. Ecco, l'idea che l'Occidente proponga come soluzione alle proprie malefatte la cosiddetta green economy, ovvero un potenziamento delle cause stesse, o se preferite un lavorare sugli effetti continuando a coltivare le stesse cause, o ancora ritinteggiare di verde il medesimo sistema della volontà di potenza tecnocapitalistica, è la prova dell'incapacità del sistema capitalistico di far fronte ai drammi che esso stesso produce. Un ultimo cenno, consentitemi di fare, alla questione del rapporto dell'Occidente con le alterità. Già abbiamo detto del rapporto dell'Occidente con l'ente, uccidente, abbiamo detto del rapporto dell'Occidente con se stesso, l'autodistruzione della propria cultura, del rapporto col futuro e con il passato. Senza una provenienza consapevole non vi può essere nemmeno una progettualità consapevole. O se preferite, l'uomo, l'essere umano, vive in quattro dimensioni temporali. Vive nel passato della tradizione, nel presente del proprio radicamento storico, nel futuro della progettualità e nell'eterno del sacro. Oggi l'uomo contemporaneo è incagliato nell'eterno presente, senza il passato che è stato cancellato con il colpo di spugna di cui dicevamo, senza il futuro che è stato ipotecato dall'eterno presente e senza il sacro che è evaporato in nome della utilizzabilità universale. In questo orizzonte di autodistruzione, di autofagia dell'Occidente, oicofobia l'ha definita Roger Scruton, ossia l'odio verso le
proprie fondamenta, verso l'oikos, verso il proprio radicamento, si dà anche una evidentissima incapacità dell'Occidente di relazionarsi all'alterità delle altre culture. L'Occidente diventa pulsione di morte verso l'altro. E questo si evince molto bene, credo, dalle vicende post-1989 fino ai nostri giorni. Costanzo Preve, mio maestro, coniò la formula di grande precisione, a mio giudizio, di quarta guerra mondiale, per alludere a quello che stava accadendo dopo l'89. Naturalmente la terza guerra mondiale fu la guerra fredda, la quarta è quella che l'Occidente liberale atlantista ha dichiarato a tutte le aree del mondo che ancora non si siano genuflessi al suo dominio o che magari anzi oppongano resistenza. L'Occidente ha questa vocazione distruttiva rivolta alle altre culture, alle altre civiltà. Il ritmo della globalizzazione, nome anodino e pudico, che dice di fatto l'americanizzazione del mondo, ossia la anglobalizzazione, come potremmo anche chiamarla, a sua volta da intendersi come il passaggio a Occidente, diceva Giacomo Marramao, ma meglio ancora forse sarebbe dire l'imposizione del tecnocapitalismo al mondo intero usando il braccio armato della civiltà del dollaro come suo vettore. Ebbene, questo rapporto di violenza, di coazione all'uniformazione è la prova provante dell'incapacità dell'Occidente di accettare l'alterità. Sotto questo riguardo, una frase soltanto menziono, poi i singoli episodi della Quarta Guerra Mondiale li potete facilmente ricostruire anche voi, dall'Iraq alla Libia, passando dalla Serbia fino ad arrivare alla vicenda russa contemporanea e fino a prevedere già all'orizzonte la vicenda cinese, poiché quello sarà il prossimo conflitto, il decisivo conflitto che la civiltà nichilista del dollaro andrà a condurre, a giudizio di chi vi sta parlando. Una frase soltanto, cito, 1997, Bill Clinton, l'America si erge come l'unica nazione indispensabile del mondo. Unica nazione indispensabile del mondo significa che tutte le altre non sono indispensabili e che all'occorrenza, ne segue more geometrico, possono essere sacrificate e annichilite. E dunque, per riprendere il filo del discorso e sollevare la domanda che altri prima di noi e meglio di noi avevano posto e risolto, che fare? Io credo che anzitutto diagnosticare il declino dell'Occidente sia la prima necessaria mossa da compiere e poi dobbiamo provare a invertire la rotta, ripensando il meglio, i punti più alti della nostra civiltà, provando a, uscire dalla caverna, per usare l'immagine platonica che insomma, accompagna variamente tutta la nostra civiltà. Il cristianesimo è una variante della caverna di Platone, la verità vi farà liberi. L'illuminismo di Kant è una variante della caverna di Platone, l'uscita dallo stato di minorità fino a Marx, da perdere le catene, da guadagnare un mondo, no? Ecco, noi dobbiamo ripartire dall'esigenza di ripensare l'essere. Ripensare l'essere e quindi la differenza ontologica tra l'essere e l'ente, ripensare l'uomo in antitesi con la forma merce, e quindi riscoprire nell'uomo quell'ente che solo ha dignità e non può avere prezzo. Dobbiamo ripensare un rapporto di equilibrio che riscopra il senso della misura, intesa come concetto filosofico, come orizzonte filosofico fondamentale. La nostra è l'epoca della dismisura e dell'eccesso. Dobbiamo ripensare quel concetto greco così importante che è quello della misura, metron. L'antico Eraclito dice che bisogna spegnere più di un incendio la dismisura. L'immagine dell'incendio è efficace perché oltretutto segnala anche molto bene il carattere autodistruttivo che ha il fuoco, che distrugge tutto ciò che lo circonda. E quindi io credo che dobbiamo resistere alla barbarie che avanza
non con un generico disprezzo per la nostra civiltà, che è l'atteggiamento che già rivela l'essenza dell'Occidente, il disprezzare la propria civiltà, la propria provenienza. Noi dobbiamo invece rammemorare la nostra provenienza per provare un altro inizio a partire da quel cominciamento. Oggi si parla molto, molto impropriamente di Occidente come se coincidesse con l'Occidente di Platone o di Aristotele. Si parla impropriamente di Europa in relazione alla struttura dell'Unione Europea, ma noi sappiamo che l'Occidente in origine non coincide affatto con il nichilismo odierno della civiltà del dollaro e con la barbarie della cancel culture. Come sappiamo che la capitale dell'Europa, o le capitali dell'Europa sono Atene e Roma, non Bruxelles. Dobbiamo ripensare dunque la nostra civiltà, dobbiamo ripensare il problema della verità, dobbiamo rimettere al centro quello che con Hegel voglio definire lo spirito assoluto che nelle sue tre figure fondamentali dice l'arte, la religione e la filosofia, senza le quali non c'è un rapporto con la verità. Tolte di mezzo l'arte, la religione e la filosofia, si è tolta di mezzo la questione della verità. E non per caso Hegel fornisce, a mio giudizio, la più alta e riflessiva definizione dell'ateismo, quando, come è noto per Hegel, l'assoluto, come lo chiama la filosofia, e Dio, come lo chiama la teologia, coincidono. Hegel dice che l'ateismo non è altro che la perdita di interesse per la questione della verità. Per questo il nichilismo relativistico postmoderno è l'ateismo filosoficamente declinato. Noi abbiamo bisogno invece di reagire a questo ateismo ripristinando quella che Hegel chiama l'assoluta maestà della totalità etica, e quindi di una comunità più alta rispetto alla anomia delle individualità concorrenziali, il massimo di libertà che l'Occidente si sappia oggi assegnare. Dobbiamo ripensare la questione della verità, e per farlo abbiamo bisogno di più arte, di più religione, di più filosofia, e dobbiamo assolutamente liberarci dal giogo mortifero di una tecnoscienza che promette il progresso e invece sotto i suoi gelidi raggi fa maturare, parafrasando la dialettica dell'illuminismo, una nuova barbarie. Ecco perché è così importante pensare un nuovo umanesimo che però sia saldamente coerente con la questione dell'essere, quindi un umanesimo ontologico, non l'umanesimo che tende ad assolutizzare l'uomo come se fosse appunto cartesianamente padrone del mondo e della natura. Ecco l'importanza fondamentale della filosofia che mi spinge a dire, per concludere, che la rivoluzione deve essere anzitutto di tipo ontologico. Dobbiamo cambiare la nostra visione dell'ente, e per farlo abbiamo bisogno più che mai di interpellare la tradizione filosofica da cui proveniamo e senza la quale non saremmo. E del resto, senza detta tradizione non potremmo nemmeno, credo, avere gli strumenti per comprendere il declino dell'Occidente, ossia quello che ho definito Occidente.